Ciao ragazzi, eccomi qui con un nuovo Get Ready With Me. Oggi proveremo insieme un sacco di prodotti di make up coreani che ho ancora qua dentro. La maggior parte mi erano stati inviati dal sito YesStyle, vi lascio qua il video haul se ve lo siete perso, e ho pensato di fare questo Get Ready With Me dove proviamo insieme alcuni di questi prodotti. Il fondotinta però non userò quello che mi è stato inviato da YesStyle, perché ne ho talmente tanti che almeno questo lo voglio tenere chiuso e magari provarlo verso settembre. Invece vorrei provare con voi questo qua di El Royal che mi era stato omaggiato al Cosmo Prof, e poi insomma altri prodotti. Intanto vado ad applicare il primer portion di Urban Decay. Sto cercando di fare un'inquadrazione un pochino più frontale, no? Come mi è stato richiesto, però insomma faccio un pochino fatica, quindi cercherò al meglio di farlo, perché questo è gigante, vedete, se lo metto qua davanti mi copre tutto, quindi lo devo mettere per forza laterale, che tra l'altro questo è di Babyliss e si è anche rotto ormai, ha un sacco di anni, non vanno più le lucine, ne devo prendere uno magari un pochino più piccolo, più semplice, così da tenere qua e posso fare un'inquadratura un pochino più frontale. Per quanto riguarda gli occhi, vado ad utilizzare questa palette di Etude House, la Play Color Eyes nel colore Caffeine Holic, che ha, se non ricordo male, tutti i colori naturali. Io sto provando questi prodotti con voi per la prima volta, perché in questi ultimi giorni insomma ho provato altre cose nuove, e quindi poi vi darò le mie prime impressioni, soprattutto magari sul fondotinta eccetera eccetera. Queste sono le colorazioni, sono dei colori ovviamente naturali, carini, però forse non particolarmente pigmentati, proprio perché secondo me il make up coreano è molto più soft, più leggero rispetto al nostro. Vado a prendere questo colore che sembra un rosato nocciola, lo metto sulla palpebra mobile e anche fissa. Nella piega mixo questi due colori. Con un pennello un pochino più a punta vado a prendere invece questo colore, questo terracotta diciamo scuro. No, essere pigmentati, a me sembrano parecchio pigmentati, almeno quelli scuri. Sulla palpebra mobile provo a mettere questo rosato e vediamo se è abbastanza pigmentato. Ho dovuto rimettere lo specchio come al solito, perché stavo talmente troppo scomoda che non riuscivo a truccarmi bene. Devo trovare un'altra soluzione. Questo colore non è che scriva poi così tanto, diciamo che per i miei gusti è un po' troppo soft. All'interno del condotto lacrimale vado a prendere questo. Nella piega vado a mettere questo colore più scuro, perché così non mi piace, la voglio un pochino più intensa. Provo a riprendere col dito quello rosato per vedere se ha un effetto un pochino più intenso, ma non credo. Rimane comunque abbastanza soft. Il colore più scuro lo metto come eyeliner. Come matita vado ad applicare invece questa qua di Beauty People, che è la Miss 100 Super Waterproof Gel Eyeliner. Il colore è il Glimmer Burgundy, abbastanza sul rossiccio, quindi insomma spero che vada bene lo stesso. Guardate che bello il packaging, adorabile. E lo vado a mettere quindi sotto. Ora vedo se mi piace l'effetto, altrimenti poi lo vado a ripassare con un po' di nero della palette. Si è stesa bene, è molto morbida, solo che non mi piace molto l'effetto, così sembra un po' vampiresco, quindi la vado sopra a ripassare con questo ombretto più scuro. Ora vado a piegare le ciglia, è una cosa che sto facendo ultimamente proprio perché ho il piegaciglia di Shuemura, che arriva sempre dal sito YesStyle, non è coreano,
è giapponese, però comunque sul sito ci sono anche un sacco di altri brand, ecco. Non ve l'ho detto inizialmente, ma questo non è un video sponsorizzato né nulla, ma appunto avevo questi prodotti e mi sembrava carino farli vedere all'azione. Ho sempre un po' paura, sono sincera, ad usare piegaciglia. Non lo uso tutti i giorni, ecco, infatti ultimamente ho notato che quando mi strucco mi cadono un po' più frequentemente le ciglia, non so se è lo struccaggio, non so se è il periodo o il piegaciglia appunto, però io non lo uso tutti i giorni, quindi... Come mascara vado ad utilizzare gli Instant Volume di Astra per la prima volta, anche questo. Questo qua è lo scovolino. Per quanto riguarda il mascara non mi dispiace affatto, non allunga particolarmente ma fa un bel volume. Per quanto riguarda la palette per me è un ni al momento, perché i colori più scuri sono molto pigmentati e si sfumano benissimo. Quelli più chiari, il rosato, anche quello che ho messo all'interno dell'occhio, ma soprattutto quello rosato, si vede pochino, è molto soft. Diciamo che è una palette da tutti i giorni, anche per i viaggi, proprio perché è piccolina, infatti io la sfrutterò per i viaggi, per quando voglio fare dei look molto easy, molto semplici, soft, ecco. E per i viaggi secondo me è molto utile, per i trucchi, look da tutti i giorni, così anche per andare in ufficio, per andare anche a scuola, così va bene, ecco. Però non aspettatevi sicuramente la qualità, non so, delle palette super pigmentate, ecco, soprattutto per quanto riguarda i colori più chiari. Come correttore non ho nulla di coreano, quindi ho applicato i miei soliti due di Nabla della linea Close Up, due puntine di Ivory e poi due puntine di Light Ivory per illuminare. Passiamo ora al fondotinta di El Royale, che si chiama, questa è la versione mini, l'Art Fit Mini Blank Pact. Questo lo potete acquistare anche proprio sul sito italiano, sia la versione mini sia la versione proprio in full size. Appunto è fatto così, ha la sua spugnetta. Questo qua è il fondotinta, è bianco, ma appunto una volta steso sul viso prende il colore. Io lo applicherò proprio con la spugnetta, mi dispiace un sacco rovinare appunto il disegno, ma prima lo voglio provare sulla mano. Per il momento lo provo con la sua spugnetta, poi ovviamente più avanti lo proverò anche in altri modi. La consistenza è stranissima, però devo dire che un po' mi sembra sbianchi un po'. Io le spugnette le ho tutte a lavare, tranne quella di Molac. Parecchio strano come fondotinta, non so. Boh. Io vedo che mi sbianca un po', quindi figuriamoci in video. Non so, sarò ancora più bianca. Però magari dopo un po', tipo come le BB cream, si assesta come colore. Dal vivo lo vedo leggermente più bianco, ma può essere che col tempo poi si vada un po' a uniformare con la mia carnagione. Come cipria vado ad utilizzare la Close Up di Nabla, quella compatta, col suo pennello abbinato, perché non ho preso ciprie coreane. E io mi vedo bianchissima, ragazze. Vabbè, tipo Biancaneve. La vado a fissare un po' anche sul viso.
Ho applicato la matita per sopracciglia di Wet n Wild, la Retractable Brow Pencil nel colore medium. Per quanto riguarda la terra e blush, vado ad utilizzare questo qua, questo prodotto della marca Labiot Time Blusher Made in Korea, che appunto ha una terra sul giallino e un blush sul rosato. Le terre le fanno sempre un po' sul giallino, quindi cerco di non metterne tantissima. Il blush invece vado ad utilizzare appunto questo sul rosato. Come illuminante invece ne vado ad applicare uno di questa palette, che è la palette Too Cool for School Art Class Rodian Highlighter. Questo qua è il packaging. Gli illuminanti sono questi qua. Se vi ricordate, nel video haul ve li avevo fatti vedere e scrivevano veramente pochissimo. Io infatti, guardate, vabbè, ho fatto solo una passata veloce, ma scrivono pochino. Vado ad usare questo qua più sul rosato. È molto soft come illuminante, sicuramente non è di quelli sparaflesciati, e questa è già la terza passata che faccio, però sapete che non mi dispiace, perché si fonde bene con la pelle, dà questo luminoso che sembra la vostra pelle. Non rende benissimo negli swatch, ma devo dire, certo, dovete fare più passate, ecco, per vederlo dovete fare un po' più passate, però devo dire che non mi dispiace affatto, soprattutto per il giorno, così quando volete un effetto un pochino più soft. Mancano quindi solo le labbra. Io non vedo l'ora di provare questo rossetto, che è il Rouge Hill Velvet Let It Rose numero 20 della marca Clio, non Clio Makeup, ma appunto è questa marca Clio coreana. Se non mi ricordo male, un rosso vellutato più o meno, non è proprio un rosso, ma è un rosso, ma non di quelli classici. Quindi questo è il rossetto applicato. Non mi fa tanto impazzire, vedete la forma del rossetto, perché comunque io con le labbra un po' sottili ho fatto un po' fatica nell'arco di Cupido, però comunque sia è morbidissimo nell'applicazione del rossetto, io lo sento molto confortevole per il momento. I prodotti che mi sono piaciuti di più al momento sono appunto l'illuminante, il blush di questa palette e il rossetto. Poi ovviamente devo vedere un attimo la durata, però questi sono i prodotti che a prima impressione mi sono piaciuti di più. Quello che mi è piaciuto di meno è il fondotinta, ma solo perché comunque mi sbianca un pochino, almeno dal vivo. In video non lo so, poi vedrò, e immagino chi è un pochino più scuro di me l'effetto sbiancamento sarà ancora più evidente forse. Comunque ragazze, queste erano le mie prime impressioni su questi prodotti. Guardate l'info box perché sicuramente vi metterò l'aggiornamento, soprattutto per la durata del fondotinta, dei rossetti, eccetera eccetera. Grazie per aver visto il video, un bacione, alla prossima.